le linee sul muro, perché ha fatto la differenza proprio lì, e poi nel finale lui non si fa sorprendere ovviamente. Se Cuscio va così bene in gigante, beh, sicuramente uno dei favoriti per la vittoria della Coppa del Mondo generale. Ma attenzione adesso, Daniel Albrecht, miglior tempo nella prima manche, 26 centesimi di vantaggio per lui su Didier Cuscio. Beh, questa è, guarda, se sia come la prima manche, beh, c'è da divertirsi, perché ha dato veramente spettacolo. Certo che a questo punto qui tutti quei piedi di piombo, perché Cuscio ha fatto una cosa spaventosa, anche per Albrecht sarà durissima, anche se sta sciando veramente molto bene, sta tirando, è partito un po' tranquillo, ma poi dal dosso in giù a manetta aveva 26 centesimi di vantaggio, incrementa addirittura su Cuscio, dove vi dicevo che Cuscio aveva allargato un pochino le traiettorie, però Cuscio ha fatto proprio la differenza qua. Io ripeto, è difficilissimo giudicare da queste riprese, perché vedi solo grandi spruzzi di neve, le linee non le vedi, quindi attenzione, perché qui ha fatto il vuoto sotto in questa parte qui, quindi Albrecht a vederlo così è spettacolare, si direbbe lì con Kusch a 36 centesimi li aveva sopra di vantaggio. Attenzione a questo intermedio, ne ha 20 di vantaggio, perde poco, quindi ancora davanti, attenzione ancora davanti, vincere. Grande spettacolo sulle nevi di Sölden, ultime porte, vediamo la linea. Bene, sì, bene, sembra buona la sua linea anche, sì, queste ultime porte. Forse vince la sua seconda gara in gigante, forse. Vediamo forse come chiude Albrecht, 2:15:78, sì. Primo vince Daniel Albrecht questo primo gigante, apertura della stagione di Coppa del Mondo di sci 2008-2009. Primo Daniel Albrecht, secondo Didier Cuscio a 14 centesimi. Terzo Ted Ligeti, che pur sciando molto bene becca 1:25. Quarto